Cube ha organizzato questo evento online. E presento molto velocemente, proprio con due battute, IoT Italy. IoT Italy è un'associazione di categoria che raduna le aziende che si occupano di Internet of Things a diversi livelli, quindi da aziende che si occupano di hardware, aziende che fanno system integration, aziende che si occupano della raccolta e della gestione e dell'analisi e dei dati che provengono da tutti gli oggetti connessi. E cosa facciamo? Cerchiamo di fare networking all'interno dell'associazione tra gli stessi associati e altri enti che sono a vario titolo coinvolti nelle nostre attività e facciamo networking verso l'esterno, quindi cerchiamo con eventi come questi di far conoscere quelle che sono le tecnologie presenti e già attuabili nel campo dell'Internet of Things, cosa è possibile fare, cosa sarà possibile fare e quali sono i risvolti, diciamo, pratici ed economici nell'adottare dei sistemi di Internet of Things a livello di processo o di prodotto. E questo fondamentalmente è uno degli esempi in cui appunto vedremo come l'Internet of Things riesce a rendere migliori i processi industriali, quindi come partendo dalla sensorizzazione delle macchine e all'aggiunta di tecnologie che possono rendere connesse le macchine a internet e a una rete aziendale, si possa migliorare sia le prestazioni delle macchine, sia l'efficacia della produzione, sia anche altre cose come ad esempio molto importante la manutenzione predittiva. Quindi evitare che ci siano fermi macchine improvvisi e come programmare i vari interventi senza fermare la produzione e senza preavviso, quindi con un minore danno economico. E poi tutto il discorso invece dei dati, che sono la miniera d'oro, diciamo, dell'Internet of Things, con cui è possibile ottimizzare tutti i processi. E questo fondamentalmente è quello di cui parleremo oggi, con un interessante poi escurso alla fine, invece sulla tracciabilità dei prodotti e delle materie prime, di cui parleremo con Alessandro Canepa di Piacenza Kashmir, e quindi vedremo anche un'evoluzione possibile di quello che sono i dati legati alla produzione, quindi non solo processo ma anche tracciamento di una filiera. Detto questo, molto brevemente passo la parola ai padroni di casa, a Giulia Turra, che è Executive Manager di StartCube, che virtualmente ci ospita. Ecco, una piccola cosa che mi sono dimenticata di dire all'inizio, questo evento webinar verrà registrato e poi verrà caricato sui nostri canali social di IoT Italy, quindi se non volete comparire a livello di viso o di voce o qualsiasi altra cosa, non aprite la telecamera o il microfono, ecco tutto qua. E basta, passo la parola a Giulia Turra, che ci ospitano virtualmente in questo evento. Grazie. Grazie. Giulia? È sparita Giulia? Effettivamente non la vedo. Aiuto. È rimasta l'altra... È rimasta la Giulia. Oh, è caduta. Sì, anch'io non vedo Giulia Turra. Io sono Giulia Compagnin, collega di Giulia Turra, appunto, e faccio parte anch'io dello staff di StartCube e Galileo Visionary District. Per noi è appunto un onore ospitarvi. Cerco di fare così, di improvvisare appunto la parte che doveva fare Giulia Turra, quindi saluti istituzionali da parte della mia azienda. StartCube è incubatore universitario di impresa di Padova e fa parte appunto della famiglia più grande che è Galileo Visionary District, parco scientifico e tecnologico di Padova. E Giulia Turra mi dice che è saltata un attimo la linea e cerca di recuperare ed eventualmente si collega appena possibile. Io passo quindi la parola ancora a Elisa. Grazie. Grazie, scusa della tua improvvisazione. E io so che con StartCube è stato da poco anche avviato un POC Center con ST Microelectronics, e quindi io colgo questa relazione che c'è tra le due aziende per passare la parola al nostro moderatore, che è Luciano Pini di ST Microelectronics, che ci spiega magari anche qual è la vostra
diciamo, iniziativa insieme a StartCube e poi ti lascio a cominciare veramente l'evento. Grazie, Luciano. Grazie, grazie Elisa, grazie Giulia, buon pomeriggio a tutti. Quindi passiamo subito a dire due parole in relazione a quelle che sono i rapporti che abbiamo con Galileo Visionary District. Come dicevi, abbiamo aperto presso di loro uno dei nostri POC Center, ne abbiamo circa 15 sul territorio nazionale. Questi POC Center sono insediati presso università, incubatori, acceleratori, studi di industrial design e contribuiscono un po' alla validazione di idee innovative attorno alla digital transformation, rendendo, diciamo, cercando di contribuire nel rendere più facile, veloce e sostenibile il passaggio dall'idea validata all'industrializzazione. Ovviamente attraverso il supporto di 20-25 system partner che abbiamo aggregato attorno appunto a questi POC center, il tutto per facilitare l'accesso all'industrial IoT. Quindi 15 POC center più una quarantina di system eco scouting partner fanno parte di una più ampia iniziativa denominata ecosistema di competenze, che è finalizzata a contribuire al proliferare dei processi di trasformazione digitale, come di fatto quelli che andremo a discutere oggi, come ha introdotto bene Elisa e anche nell'abstract di presentazione dell'evento. Cercheremo un po' di entrare in questo argomento non solo sul cosa e il perché della manutenzione predittiva o preventiva o quant'altro, ma anche sul come, e quindi come riusciamo a rendere questo passaggio più agile. Quando sentirete parlare durante la presentazione di Product Accelerator o di Enabler tecnologico o quant'altro, ci riferiamo a delle piattaforme che sono proprio presenti in questi POC center di cui abbiamo detto prima, uno è presente presso Galileo Visionary District. Tutto questo ovviamente l'abbiamo fatto perché c'è stato chiaro fin dall'inizio che affrontare la trasformazione digitale non era come promuovere i nostri singoli dispositivi in ambiti dove l'elettronica è più che conosciuta, e quindi dovevamo agire cercando di offrire delle soluzioni. Per offrire delle soluzioni ovviamente non potevamo farlo da soli, e quindi questo ecosistema di competenze copre un po' tutti gli anelli, dall'idea validata, quindi dal sensore fino al cloud, alla gestione dei dati e quant'altro possa essere utile a chi vuole affrontare l'argomento della trasformazione digitale. Questo è il motivo per cui collaboriamo anche con Data Group, che fa parte della tavola rotonda, e quindi cederei magari subito la parola a Marco Franchi in modo che anche lui brevemente possa dire come mai partecipa a questa tavola rotonda e quale ruolo viene ricoperto da Data Group in questo ecosistema di competenze, quindi qual è l'attività che li contraddistingue. E quindi ci può dare un po' un'idea di questa della loro partecipazione. Marco, forse hai il microfono staccato. Allora, eccomi qua. Ecco, adesso ti sentiamo. Sì, c'è dei pulsanti che si sovrappongono. Ok, buongiorno a tutti, Marco Franchi di Data Group. Allora, parto con una brevissima presentazione aziendale, nel senso Data Group è un gruppo di aziende con 253 milioni di fatturato nel 2019, nel 2020 con tutti questi problemi comunque stiamo reggendo veramente molto bene, abbiamo circa 3.600 clienti attivi, 1.800 dipendenti. Siamo, diciamo, un'azienda prevalentemente italiana, anche se abbiamo sedi all'estero. Cioè,
ci vantiamo un po' anche della presenza e del concetto del Made in Italy anche quando parliamo di altra tecnologia. Ci occupiamo fondamentalmente di tutta la parte che riguarda, almeno la mia divisione, che riguarda la ricerca e sviluppo, perciò tutte le applicazioni che servono per andare a sviluppare dei nuovi prodotti, la produzione, fino ad arrivare poi al service, perciò la gestione dopo la produzione di un oggetto. Il nostro approccio è un po' questo, nel senso che magari non proprio tipico dei sistemi integrator, dove la tecnologia è sicuramente una cosa importante per noi, perciò abbiamo la possibilità poi dopo di aiutare i nostri clienti nel fare scouting tecnologico. Abbiamo una serie di partner tecnologici che proponiamo in questa cosa, soprattutto anche tutta la parte di delivery, di project management e anche a posteriori di application manager, maintenance. Ma soprattutto ci stiamo concentrando sempre di più anche sulla parte persone. E quando parliamo di people, parliamo di riuscire per progetti di questo tipo, che in molti casi sono proprio innovativi, come per esempio lo è l'IoT, recruiting di personale, perciò riuscire a trovare i talenti giusti, anche body rental e soprattutto tutta la parte di consulenza per skill transfer o change management, oltre che naturalmente tutta la parte di training classico per l'utilizzo di queste tecnologie. Ma anche la parte di business è sempre di più importante. Al di là di fornire consulenza per, diciamo, tutto quello che è il digital envision, per andare a capire come una nuova tecnologia può impattare all'interno del business e di chi poi dopo lo dovrà in realtà applicare, oltre ovviamente analisi di business model o di exist to be, la cosa importante per noi è incominciare a ragionare in ottica di ecosistema, perciò ci siamo sempre più resi conto che aziende come la nostra non può prescindere da creare un ecosistema per riuscire a affrontare grandi temi come quelli che possono essere l'Internet of Things, la manutenzione predittiva, piuttosto che vedremo anche la blockchain o comunque la gestione accurata dei dati, no? in sicurezza. Perciò in quest'ottica noi abbiamo partner che di tipo, diciamo, finanziario, perciò la possibilità per esempio di andare a aiutare i nostri clienti a trovare finanziamenti o creare ecosistemi con delle banche dove possono essere molto interessati i dati di uno stabilimento produttivo per, non lo so, per esempio anticipare le fatture, poi lo vedremo per esempio per applicare modelli di business che potrebbero essere molto disruptive come il pay per use, ma soprattutto anche a creare ecosistemi relativi alla tecnologia. Perciò proprio per quello siamo stati, diciamo, coinvolti all'interno del mondo ST e dei suoi partner integrator, proprio per riuscire a sfruttare anche tecnologie innovative come quelle di ST Microelectronics. Perciò adesso io cedo la parola, credo, direi... La riprendo io un secondo niente, ti ringrazio. In effetti pochi giorni fa abbiamo fatto un'attività comune che era proprio basata sulle tecnologie che presenteremo tra breve, e quindi non perderei altro tempo e credo che sia stata apprezzata anche dai tuoi colleghi, perché maggiore è la conoscenza dei primi anelli della catena del valore, migliore è la value proposition che riuscirete a fare sul mercato per appunto quelle soluzioni di sistema che citavamo prima. Quindi io passerei rapidamente la parola a Luigi Malpighi, che collabora con me nelle attività che descrivevo prima nell'ambito di ST Microelectronics, e il suo intervento sarà diviso in due parti. Una parte più, diciamo, 6-7 slide sul cosa e il perché relativo proprio all'attività di oggi, quindi al predictive maintenance in particolare, e una seconda parte appunto dove introduciamo il discorso di acceleratori di prodotto per andare più sul come rispetto al cosa e al perché.
Quindi Luigi, a te la palla. E buon pomeriggio a tutti. Parto subito velocemente senza... Vedete la presentazione? Si vede. Ok, partiamo velocemente. Buon pomeriggio, come dicevo. Cos'è la fabbrica? Con dei concetti base che penso tutti conosciamo, però noi andiamo a delineare qualcosa di più interessante sull'ultimo punto, dunque manutenzione predittiva o preventiva, per meglio dirlo. Dunque partiamo subito dalla fabbrica 4.0, dunque una fabbrica ecosostenibile che non è solo nell'energia, ma che ad esempio gestisce gli sprechi di risorse primarie tipo l'acqua, no? E dunque riuscire a gestire in maniera intelligente le risorse che abbiamo dalla natura. Altro punto fondamentale, una fabbrica sempre più sicura, perché vi do un dato abbastanza interessante. L'anno scorso Amazon nei suoi magazzini ha avuto oltre 14.000 incidenti medio gravi dovuti all'interazione delle persone con i robot. 14.000, con un più 30% verso gli anni precedenti. Dunque, di conseguenza, anche qui l'interazione, l'automatizzazione della fabbrica non è detto che porti più sicurezza. Anzi, Amazon fa vedere, considerate che un lavoratore di Amazon fa circa 100 pacchi l'ora e un robot ne fa 400. Dunque, sempre di più stanno automatizzando anche le parti, ma creando dei problemi a chi poi lavora fisicamente all'interno. Dunque, la sicurezza, gestendo tutta una serie di sensoristiche e prodotti sul lavoratore, aiuta a diminuire quello che è un discorso di problematiche. Fabbrica sempre più connessa, qui non c'è dubbio, ma fabbrica sempre più connessa relativamente al concetto anche di revamping, cioè fabbriche o linee di produzione degli anni 2000, degli anni 90, dove lì la sensorizzazione e la connessione non c'è, e vado ad utilizzare dei sistemi di nuova generazione per poter digitalizzare i dati e avere un dato sull'efficienza effettivamente di quelle linee andandole a monitorare. Dunque, comunicazione machine to machine, questo è un dato di fatto, sempre su più macchine, sulle diverse linee, per dare gli analytics sempre più fondamentali, come diceva Elisa, all'interno del prodotto. Considerate che ad esempio abbiamo fatto un esercizio con un produttore in una fabbrica automotive nel modenese, abbiamo sensorizzato per circa un mese delle linee degli anni 2000, produceva 3 turni su 3, 24 ore su 24, analizzando i dati abbiamo verificato che facendo funzionare questa linea di prodotto il 70% del tempo avevamo meno scarti, meno fermi macchina dovuti al cambio utensili, minore energia consumata, allungamento del tempo di vita della linea di prodotto, efficientamento anche dei costi perché l'operatore lavorava al 30% e il numero di pezzi uguale di quello che lo faceva funzionare 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo solo un mese di tempo analizzando i dati e sensorizzando tutta la linea nel suo processo produttivo. Dunque, come dicevamo, poniamo un discorso di manutenzione predittiva, che è il punto iniziale, ma poi vedremo che sarà più preventiva nei vari flussi che andiamo a vedere nelle prossime slide, no? Perché questo ci permette, in questo processo, praticamente nei 4 livelli che vedete, di migliorare tutta una serie di dati che abbiamo all'interno della nostra, del processo produttivo, e ottimizzare il tutto al meglio. Come dicevo, qui ci sono i dati appunto di quelli che possono essere i vari saving, i vari punti, dove c'è un efficientamento effettivo e un miglioramento anche dei costi. Non è che utilizzare, sensorizzare le macchine, avere i dati, aumenta i costi, anzi, andiamo a farli diminuire in generale. Dove possiamo andare ad attuare un discorso di manutenzione preventiva o predittiva? Su tutto oggi, su motori elettrici, su ventole, su pompe, su trasformatori, su aziende chimiche, perdite di gas, perdite di liquidi. Andiamo oggi a sensorizzare questi processi e possiamo andare a verificare effettivamente l'efficienza e migliorare l'efficacia dell'intero processo. No. Qui c'è il concetto che dicevo, qui vediamo i 5 blocchi fondamentali, che parte dalla manutenzione predittiva, ma noi parliamo da quella preventiva a quella correttiva,
all'adattativa, l'evolutiva e finalmente avremo un'evoluzione della manutenzione. Dunque, tutta questa serie di processi aiutano poi a migliorare non solo a tempo zero, ma anche nell'arco del tempo, il funzionamento delle macchine, perché se andiamo a considerare, ad esempio, se io faccio una linea di prodotto e la vendo in Russia e poi ne vendo una in Dubai, l'efficienza della stessa linea di prodotto dovuta alle cause climatiche, tutta una serie di cose, è diversa. Dunque, avere un sistema che si autoadatta e a seconda dove è posizionato, no, cerca in un concetto di preventive maintenance, ma non solo, di machine learning e deep learning, di riconoscere dov'è e migliorare quello che è la sua efficienza in maniera ottimale, che poi andremo a vedere anche utilizzando il famoso concetto di intelligenza artificiale. Dunque, qui vediamo alcuni punti dove possiamo intervenire con questo processo di preventive maintenance, velocemente, e come ultima slide della prima parte vi faccio vedere quello che è il nostro product accelerator di punta, che è la Sensor Tile, l'STWIN, che vuol dire Wireless Industrial Node, praticamente, che è una bordina 50x50 mm con all'interno circa 26 sensori, no? Che permette di analizzare i dati RAW in tempo reale su qualsiasi tipo di macchina, processo o sistema. La macchina è poi predisposta di un SD card all'interno per monitorare i dati RAW in tempo reale e ha la possibilità di avere tutte le fasi di connettività, ciò vuol dire abbiamo l'interno Bluetooth, abbiamo dentro Wi-Fi, abbiamo la possibilità di, con delle parti che vedete qua sotto, di andare in sub-giga, dunque in long range a basso bitrate, o eventualmente andare direttamente in LTE, 2G, 3G, 4G, GPRS per fornire i dati remotamente del sistema. Questa bordina ci permette di acquisire questi dati e di conseguenza può fare tutta la parte dell'attuazione e miglioramento dei processi produttivi. Lascio la palla a Luciano adesso. No, ma questo di fatto è quello che dicevamo prima, no? Quello che abbiamo chiamato Product Accelerator. L'esempio che hai portato della fabbrica di Modena Automotive è stato portato avanti essenzialmente utilizzando questi, diciamo, Product Accelerator, che sono degli agglomerati di prodotti nostri, quindi non andiamo più a promuovere il singolo dispositivo, ma usiamo questi oggetti per mostrare le capabilities. Poi è chiaro che i system integrator che citavamo prima vanno a ridurre in maniera opportuna, in tempi molto rapidi, partendo da queste piattaforme, vanno a ridurre gli oggetti a quelli che sono necessari da inserire proprio nelle linee produttive per essere tagliati secondo le esigenze più specifiche dei valori da poter recuperare e quant'altro. Quindi in questo modo si riesce, diciamo, ad essere diciamo in linea con quello che avevamo detto all'inizio, no? Rendere tutto il processo più facile, più veloce, affordable dal punto di vista anche economico. Quindi tenete conto che questo tipo di attività, senza l'utilizzo di queste piattaforme, era il modo tradizionale che veniva adottato prima dell'introduzione di queste piattaforme, e portava soltanto per, diciamo, la feasibility, no? Per capire quali erano le attività da portare avanti, sia in termini di tempi, si parla almeno di 8-9 mesi, sia in termini economici superiori ai 100.000 euro, solo per capire se la cosa era fattibile, che cosa si poteva andare a raccogliere come dati e quant'altro. Oggi, con l'utilizzo di queste piattaforme, è chiaro che questi tempi vengono ridotti, i costi vengono ridotti, e quindi chi decide, credo che voi che state partecipando all'evento di oggi siate interessati appunto a fare revamping di linee produttive già presenti nelle vostre aziende, può decidere a ragion veduta e su una base dati, diciamo, conosciuta, che cosa vuole sviluppare e come svilupparlo. Io direi che converrà andare avanti appunto con Luigi sul resto delle chart, che entra un po' più nel dettaglio di che cosa questo tipo di piattaforme offrono e che
e come agevolano il lavoro degli anelli successivi della catena del valore. E quindi da qui sarà abbastanza semplice capire quali sono le grandezze misurate e come rapidamente passare agli step successivi. Ecco, tornando a BOM, come dicevo, la presenza di 26 sensori all'interno dell'ST Win ci permette di fare tutta un'analisi accurata che fino a poco tempo fa non potevamo fare proprio per la mancanza di alcuni sensori. Da sottolineare, ci sono due sensori di nuova generazione molto interessanti per qualsiasi fattore io debba andare a analizzare all'interno del mio processo produttivo. Uno è un microfono ultrasound, cioè un microfono che lavora fino a 80 kHz, e l'altro è un MEMS, un accelerometro che definiamo vibrometro perché lavora sotto i 5 kHz, che sente delle vibrazioni anomale che i normali accelerometri non arrivano a detectare. Di conseguenza, con questo sistema, è il primo sistema che riesce a detectare qualsiasi problematica abbiamo, come dicevamo, all'interno di un motore, di una ventola, di una pompa, di un trasformatore con delle perdite di elettrico piuttosto di gas o su un liquido, qualsiasi cosa, diciamo, l'ultrasound è il primo sensore che impatta, e il secondo è il vibrometro. Poi di conseguenza, come vediamo nella slide, impatta poi il microfono nella parte audio, perché il prodotto fa, il processo fa rumore, vibrazioni normali, consumi anomali della macchina, innalzamento della temperatura, perché poi abbiamo all'interno di questa piattaforma tutta la parte ambientale, dunque temperatura, anzi diversi sensori di temperatura più accurati e precisi, pressione, umidità, magnetometro, giroscopio. Dunque abbiamo tutta una serie di sensori che possiamo andare a tracciare e verificare quelle che sono le problematiche. Tutto questo poi correlato, ecco qui vediamo un'altra slide, appunto come vediamo dallo sbilanciamento dei motori a problemi proprio di cavitazione, sui cuscinetti, no? Qualsiasi cosa vengono impattate da questo insieme di sensori. È proprio l'insieme dei sensori, ad esempio, che noi utilizziamo per migliorare poi l'acquisizione del dato e capire quali sono le problematiche nel concetto di preventive maintenance. Perché? Facciamo un esempio banale. In una funzione di un wearable per anziano, con la funzione man down, di caduta uomo a terra, che non solo per l'anziano, ma può essere anche in ambito industriale, lavorativo. All'inizio si usava solo esclusivamente un accelerometro con un'accelerazione verificando. Questo comportava tutta una serie di falsi positivi. L'insieme dell'utilizzo di un accelerometro insieme a un sensore di pressione che sente la variazione di pressione e ha una sensibilità intorno ai 5-10 cm, l'insieme dei due sensori mi dice che effettivamente l'uomo a terra è rimasto a terra, non si sta più muovendo, e di conseguenza mi elimina questi due sensori e la parte di falsi positivi. Tutta la piattaforma è poi correlata da dei package software, ad esempio tutti i 26 sensori possono essere analizzati e mandati direttamente sul cloud, o possono essere utilizzate piattaforme standard da Azure, IBM Bluemix, AWS, Amazon piuttosto che Aruba, no? Qualsiasi piattaforma per una diagnostica, per poter poi mandare i dati sul cloud e fare le elaborazioni di conseguenza o evoluzioni. Tutto questo viene fornito in package direttamente ad ST a tempo zero, proprio per il concetto che diceva poi Luciano, di poter dare un time to market con questi product accelerator, in maniera tale che è solo proprio un dettaglio acquisire questi dati e poi capire tutte le problematiche che ci sono nell'arco del processo. Qui c'è un altro esempio, proprio come sulla parte vibrazionale all'interno di una linea di prodotto, che può essere dovuta appunto a motori, sbilanciamenti, eccetera. O cuscinetti, che possa andare a analizzare in maniera in tempo reale. Attenzione, perché poi questa piattaforma ha anche una batteria, dunque non necessita neanche, tra virgolette, di avere un'alimentazione, o lavorare stand alone, no, per acquisire questi dati, logicamente limitati al funzionamento della batteria, dunque a qualche giorno, dopodiché deve essere ricaricata. Questa è un'altra cosa interessante, che dicevo appunto dell'ultrasound. In questo caso abbiamo una perdita di gas all'interno tubazione. Vedete qua il tubo, viene messo il microfono ultrasound all'esterno. Quando c'è una microperdita, questa microperdita crea praticamente delle microbolle d'aria che creano degli spike ultrasound che il microfono riesce a capire e inizia a detectare un eventuale problema prima che diventi
problema più, più gravoso, ad esempio. Dunque, fluidi, gas, rotazione, può analizzare, non so, problemi sui filtri che sono tappati, analisi, no? Prima che si blocchi tutto il sistema. Può fare tutta una serie di dati e dettagli. Come dicevo, la parte di connettività è completa, dunque sia la parte wireless in tutti i vari possibilità che dir si voglia all'interno della fabbrica, dal long range allo short range, al GSM, ma anche tutta la parte eventuale di connettività wireless nei vari standard, oltre 200 standard industriali che noi copriamo nella gran parte, che possono essere integrati all'interno della nostra soluzione a microcontrollore STM32. Questo è un esempio che abbiamo portato all'ultima fiera che per fortuna si è riuscita a fare quest'anno al CES in America, e dunque erano tutto un insieme di motorini, sbilanciamenti, eccetera, dove facevamo vedere collegamento standalone, collegamento con cloud, varie differenze dei vari processi e l'utilizzo di queste tecnologie, e di conseguenza dimostravamo anche effettivamente che quello che vi sto mostrando poi si può fare direttamente sul campo. Questo è quello, vediamo più nel dettaglio la parte appunto di perdita di gas. Oggi il problema devo mandare all'operatore con strumenti che costano 2-3 mila euro, però devo mandare quando il problema è già ad alto livello, qui intercettiamo il problema proprio in fase iniziale, che è quello poi di interesse all'utilizzo di un discorso preventivo. Ecco, qui arrivo al concetto che poi questa piattaforma, questa architettura, può essere utilizzata con una nuova piattaforma software che è l'STM32 Cube AI, che non è altro la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale, come viene definita da noi, on device, cioè a bordo del dispositivo. Cioè non devo avere, come oggi viene pubblicizzata in gran parte da tutti, il collegamento al cloud, l'intelligenza artificiale lo fanno i vari server in tutto il mondo, di conseguenza poi viene la risposta e viene rimandata la risposta sul dispositivo, sul prodotto. Noi tutto questo lo facciamo a bordo del dispositivo, dunque a bordo della bordina. Come facciamo? Non è altro che appunto, qui vedete il processo di un'architettura in intelligenza artificiale, si catturano i dati, come dicevo, 26 sensori da vibrazioni, rumori, temperatura, pressione, di tutto di più. La parte che porta via più tempo poi la fase 2, quella di clean, label e data, praticamente l'etichettatura, definiamo, dei dati, cioè a fronte di quel dato che evento è successo e qual è la problematica. Dopodiché viene utilizzata qualsiasi rete neuronale standard che c'è sul mercato, Caffè, Keras o altre 10 che sono presenti, per convertire questi dati in rete neuronale, e viene poi mandata nel nostro compilatore Cube AI e di conseguenza poi riportata all'interno del codice del nostro microcontrollore a bordo dell'STW. Questo ci permette due cose interessanti. Uno, rispetto a un lavoro fatto sul cloud. Considerate che, ad esempio, solo un accelerometro, un sensore, se dovessi prendere i data raw di una giornata di lavoro, sono circa 30 megabyte di dati che io dovrei spedire solo per quel sensore sul cloud. In questo caso qui tutto viene fatto a bordo del dispositivo. No? Di conseguenza, anche l'utilizzo e l'ottimizzazione dei dati consente al dispositivo di avere un tempo di latenza in caso di problematiche tendenzialmente a zero, cosa che invece avrei dovendo prendere il dato, spedirlo sul cloud, avere la risposta e elaborarlo all'interno del mio dispositivo, del mio sistema. E seconda cosa, nel caso di utilizzo di revamping, dunque su linee di produzione di vecchia generazione, la possibilità di mettere prodotti a batteria e di conseguenza agire e tutto il processo all'interno dell'STWIM permette di consumare poco, non dovendo avere la parte di connettività e di reattività dovuta all'evoluzione fatta sul cloud. Di conseguenza questo processo, no, diventa molto interessante. Per di più, ulteriore evoluzione del concetto, un concetto di machine learning, quello che noi definiamo, cioè che il sensore invecchia con la macchina, cioè autoapprende nell'arco del tempo tutte le variazioni che ci sono a bordo del mio sistema. E di conseguenza reagisce. Come si fa? Praticamente si continua nell'arco del tempo comunque a prelevare i dati e ogni tanto si fa rigirare la rete neuronale, che può migliorare anche l'efficienza del sistema e l'efficacia, praticamente,
e poi si va a ricaricare in maniera foto sul mio dispositivo l'aggiornamento software dell'STM32, di conseguenza riuscirà ad autoadattare a seconda cosa sta succedendo gli eventi in tempo reale, per il concetto che dicevo che a Dubai può avere un determinato funzionamento la linea di produzione e in Russia ne potrebbe avere l'altra, a Mosca, dovuta al comportamento, temperature, umidità, utilizzo, eccetera. Di conseguenza rende un sistema in machine learning di primi che riesce ad avere un loop continuo per il miglioramento, per quello che dicevamo. Allora a questo punto qui parliamo di predictive maintenance effettivamente. E tutto questo fatto sul nostro processo, con il nostro sensore. Considerate che all'interno anche di questa borra abbiamo un ulteriore accelerometro giroscopio, cioè un SEASSI, dove abbiamo inserito dell'intelligenza artificiale a bordo, cioè abbiamo una macchina statica che fa una preelaborazione di quello che sta succedendo e di conseguenza riusciamo anche qui a ottimizzare sia i tempi sia i consumi del dispositivo. Stiamo, diciamo, mettendo un po' di intelligenza a bordo dei sensori, oltre alla parte di microcontrollo. Avremo poi un'evoluzione che sarà disponibile, una release B, diciamo in Q1 2021, avremo la possibilità appunto di inserire delle librerie di terza parte, tipo queste di Cartesian, dopo lo vediamo nella slide successiva, una libreria di intelligenza artificiale molto, molto efficiente, o ad esempio il secondo punto, l'STSafe non è altro che un Secure Micro che vendiamo normalmente in ambito di smart card, POS, eccetera, che ci permette di questa connessione al cloud, queste connessioni abbiamo di renderle in massima sicurezza, perché l'STSafe e chiavi cripto vengono generate da noi in fabbrica, di conseguenza avere un'assoluta sicurezza perché hardware la generazione delle chiavi criptografiche e di spedire i dati in maniera sicura. Ulteriore cosa importante, considerate che tutta la piattaforma e tutti questi sensori sono industrial grade e garantiti 10 anni, cioè sono oggetti che noi abbiamo sviluppato e stiamo portando avanti per l'ambito industriale, dunque 10 anni è il minimo garantito per noi, diciamo che hanno un tempo di vita dai 12 ai 15 anni tranquillamente, di conseguenza che questo mi può permettere l'utilizzo in ambito industriale. Perché se andassimo a utilizzare sensoristica che vendiamo in ambito cellulare, le varie Samsung piuttosto Apple, diciamo che dopo 2-3 anni l'oggetto va a morire, perché c'è sempre un'evoluzione continua per consumi, prestazioni, eccetera. Altra cosa, la certificheremo poi anche la parte radio RED, di conseguenza sarà un dispositivo che potrà essere utilizzato anche per trial test un po' più sul campo e utilizzabile anche, diciamo, in una fase non solo preliminare ma anche effettiva, e inoltre in una secondo step la metteremo anche all'interno di un package per migliorare quello che è l'utilizzo di questa borra. Ultima slide, come diciamo, parliamo di Cartesian. Cartesian non è altro che una libreria di intelligenza artificiale smart, perché cosa fa? Quello che abbiamo visto prima nei due punti, cioè di acquisizione dati e di labeling, etichettatura di questo, Cartesian lo fa in maniera automatica. Praticamente cosa fa? Cartesian fa un discorso di autoapprendimento, cioè faccio girare il mio motore, la mia ventola, la mia pompa in maniera normale, ok? Dopodiché, fatto questo, diciamo, apprendimento automatico di quello che è il funzionamento standard, nel momento che ho qualsiasi problema all'interno del sistema, me lo segnala come un anomaly detection. Non mi dice cos'è successo, ad esempio se avessi una ventola io la freno con una penna, o piuttosto gli spengo l'alimentazione, o piuttosto lo abbatto sopra, mi dice che è successo un'anomalia in qualsiasi maniera, non mi dice quale, ma mi dice. Questo permette di utilizzare una libreria di intelligenza artificiale a tempo zero, veramente facendo un autoapprendimento di qualche minuto su qualsiasi sistema, e avere già un sistema di preventive maintenance automatico che mi dà e mi efficienta il mio sistema. Non so se vuoi che facciamo partire il video, Luciano, se riusciamo a farlo vedere, c'è tempo o meno. Se si riesce a far partire il video mentre lo setti, come vedete, quindi sono... Sta partendo. Diciamo, sta partendo. Non so se lo vedete. Sì. Ecco, questo è un altro prodotto accelerato, la sensor time molto piccola, dove abbiamo caricato la nostra libreria di Cartesia. Il controllore col piccolino, questa è la parte di
di acquisizione dati. Come vedete, anche abbastanza veloce la ventola normale. Ecco, qui ha finito l'apprendimento. Come vedete, qualsiasi evento va al di fuori del funzionamento standard, adesso lo spegni direttamente, viene poi fornito come anomaly detection. Non dice che cosa è successo, ma alla fine dice che c'è un funzionamento, c'è un problema all'interno del sistema. Ovviamente questa è una parte molto semplice, poi si può sempre andare maggiormente in dettaglio per arrivare al riconoscimento della tipologia dell'anomalia. Ecco, vabbè. Quindi come vedete abbiamo detto Product Accelerator, ma direi dei quasi prodotto, in più già impacchettati per poter essere inseriti, come abbiamo visto nell'esempio del filmato. Ecco, tutto questo ovviamente, come dicevamo prima, non sono questi oggetti, la nostra intenzione non è vendere questi oggetti, ma è fare in modo che nel processo decisionale di affrontare trasformazione digitale e revamping sia da parte di chi sia molto più semplice, molto più facile la valutazione e senza appunto quegli sborsi economici che la rendono poi magari difficilmente praticabile. Quindi questo è quello che ci siamo diciamo proposti. Queste piattaforme sono inserite appunto nei Proof of Concept Center, quindi facilmente si possono vedere in funzione. Quindi, essendo sparsi sul territorio nazionale, diventa un pochettino più facile arrivare più vicino a chi deve intraprendere il processo decisionale. Vediamo ora con Marco, no? Con Marco Franchi, come partendo dai dati che si possono recuperare dall'evoluzione di queste piattaforme, quindi con oggetti realmente disegnati e personalizzati per la raccolta dei dati, vediamo, quindi saltiamo all'ultimo anello della catena, saltando a piedi pari la parte di realizzazione, che come abbiamo detto diventa molto più semplice perché parte da delle piattaforme più performanti, e quindi vediamo un po' la parte di Data Group, no? da dove parte e fin dove arriva in questa catena del valore, magari utilizzando anche qualche use case che mi sembra Marco abbia preparato in maniera da spiegare meglio questi passaggi. Sì, io direi che ci siamo promessi di parlare di use case, cercherò di parlarmelo un po' il più possibile, no? Perché io credo che una slide di questo tipo molti l'hanno già vista, nel senso che cerca di esprimere un po' il valore dell'IoT e il valore anche delle manutenzioni, di come poi questi dati possono servire in ambito industriale per farci qualcosa, perché magari anche solamente la manutenzione predittiva. Io ho cercato di rappresentare questo percorso in sostanzialmente tre step. Io semplifico molto, nel senso che chiaramente quando si parla di IoT si possono fare veramente decine di cose, se non centinaia di strade sono percorribili per arrivare a generare del vero valore, far funzionare qualcosa che non sia un proof of concept, ma qualcosa che possa poi essere mandato in produzione, che possa generare business. Io, diciamo, ho scelto di mostrarvi un po' con degli use case questi tre step, perciò che vanno dal monitoraggio, ovvero la connessione, il monitoraggio. Il secondo step è quello di, una volta che io faccio un monitoraggio, vorrei comunque dare anche valore questa storica di dati che io in qualche modo vado a recuperare, e poi come ultimo step, come poi magari questi dati provenienti dai sensori dell'IoT possono trasformare il modo di business
di aziende che si dotano di queste tecnologie. Partiamo. Scusa Marco, scusa solo un secondo, non abbiamo detto, ovviamente per tutti i presenti, se ci sono delle domande, magari cominciate ad inviarle nella chat, in maniera tale che poi Elisa le possa raccogliere e in modo da avere magari una fase finale di question answer. Se cominciate a mandarle, almeno le cominciamo ad aggregare. Grazie. Scusa Marco, vai. Ah, figurati. Perciò partiamo proprio dalla base, no? Il concetto che dobbiamo, prima di fare qualsiasi cosa, incominciare a connettere il dispositivo e incominciare a monitorarlo. Già con questo si riescono a ottenere dei numeri sicuramente molto interessanti. Parliamo di numeri che in questo caso vengono da studi relativi al primo passaggio, perciò incomincerà solamente a monitorare l'andamento di funzionamento di un'apparecchiatura di qualsiasi genere, che può essere una macchina che lavora sul campo, come potrebbe essere un trattone piuttosto che un intero impianto di produzione. Io riesco a ottenere dei numeri che sono sicuramente molto, molto interessanti. Il primo use case è fatto proprio in collaborazione con ST Microelectronics, e parliamo di fare anche un revamping di oggetti che lavorano sul campo. In questo caso è un'azienda di multi-utility che deve gestire un parco di macchine lavare pavimenti abbastanza vasto. E il progetto prevedeva proprio cominciare a fare revamping, nel senso che molte di queste macchine sono anche già presentano già nativamente la connettività per poi essere utilizzata con applicazioni proprietarie. Le multi-utility però hanno un parco macchine che sono molto eterogenee, perciò non hanno un unico fornitore, ne hanno tanti, e hanno probabilmente anche un parco macchine che è nato quando ancora non esistevano queste tecnologie, però sono apparecchiature che funzionano ancora molto bene, perciò da qui il concetto di andare a creare un componente elettronico, che lo vedete in questa immagine, in grado di retrofittare qualsiasi genere di macchina di questo tipo. Il progetto poi prevedeva la creazione di un asset management, sostanzialmente per andare a verificare il funzionamento delle macchine e anche la loro posizione geografica di dove stavano. Per chi noleggia apparecchiature di questo tipo è sicuramente molto importante la geolocalizzazione, al punto che poi sono state implementate dei sistemi per gestire il recinto virtuale, perciò allarmi in caso questa macchina esce o entra in zone che sono state programmate. Chiaramente qui, una volta che dispongo dei dati, diventa molto più semplice andare a gestire delle attività di manutenzione e questi sistemi poi diventano anche un buon sistema integrato nei sistemi aziendali già esistenti, per esempio per ottimizzare tutti quei processi che sono legati anche alla fatturazione di queste cose. Chiaramente business unit, i business result che ho messo qua in evidenza erano sicuramente la creazione di un'unica applicazione per monitorare qualsiasi macchina del parco macchine, ma soprattutto era stato pensato proprio in ottica di ottimizzare i processi di fornitura dei servizi di noleggio o di utilizzo di queste macchine. E non ultimo, il riuscire a identificare un trasporto, cioè un utilizzo negligente delle apparecchiature. Perciò abbiamo visto con Luigi prima che abbiamo 26 sensori a disposizione in queste apparecchiature, e da questi sensori siamo in grado di tradurlo in cosa sta succedendo alla macchina. Perciò il trasporto non autorizzato normalmente perché queste macchine venivano caricate su un camion e spostate da un'altra parte, magari per fare anche del lavoro che non era consentito a queste macchine, ma anche, e questa cosa con gli accelerometri riusciamo a capirlo, ma anche l'utilizzo improprio, nel senso che queste macchine sono fatte per pulire un pavimento di resina piuttosto che una di asfalto, e con l'analisi delle vibrazioni siamo in grado di capire questo, così come
i cicli di carica, ribattamenti, urti, eccetera, eccetera. Il secondo caso che vi porto è un caso invece di monitoraggio di sistemi esistenti, perciò di la classica progetto che va sotto la voce di Industria 4.0, perciò cercare anche in questo caso di andare a monitorare e efficientare delle attività. Molificio Lombardo produce molle e ne produce tantissime e hanno un sacco di apparecchiature. La prima cosa che hanno voluto fare con noi era quella di cominciare a collegare delle macchine che erano già predisposte in ottica Industry 4.0 con protocolli abbastanza standard, a centralizzare queste informazioni. Anche qua parliamo di un parco macchine di linee assolutamente eterogenee, non fornite da un unico fornitore. E poi l'idea è quella di continuare anche nel concetto del retrofittare macchine già esistenti, perciò anche in questo caso il concetto dei sensori ST microelettronici potrebbero entrare tranquillamente nel progetto. L'idea era quella di incominciare a controllare anche banalmente, in questo caso la manutenzione verrà in un secondo momento, ma qui l'idea era di cominciare a capire la produttività, perciò il ciclo tipico di queste macchine, per andare a calcolare poi dopo, tenere sotto controllo i principali KPI di produzione, dove quello diciamo più attualmente utilizzato è l'OI. E oltre naturalmente all'integrazione poi con tutti i sistemi già esistenti di fabbrica. Anche qui sembra banale, ma basta solo misurare un KPI di produzione per capire se ci sono delle inefficienze. Perciò in alcuni casi, senza fare miracoli, basta misurare questa cosa, esporla, farla magari condividerla con le persone che gestiscono poi dopo questi processi. Perciò dalla persona che pianifica la produzione fino ad arrivare magari all'operaio che deve andare a programmare le varie macchine che costruiscono le molle, monitorare la disponibilità delle macchine piuttosto che lo scarto che producono o i pezzi buoni, si è già in grado di ottimizzarlo. L'OI abbiamo già visto un aumento dell'OI senza fare grosse attività. E chiaramente poi un altro risultato di business è anche il fatto che questi progetti qua sono poi facilmente finanziabili, rientrano in piani di incentivazione interessanti oggi per le aziende italiane. Passiamo subito al secondo step, perciò ok, io retrofitto qualcosa, riesco in qualche modo a ottenere già dei vantaggi monitorando quello che io sto monitorando, ma la cosa probabilmente da fare subito dopo è cercare di capire che valore dare ai dati che io sto raccogliendo. Vi porto a un po' di numeri, perciò legati per esempio alla servitization, perciò cosa fare dei dati che io ottengo, ci si può fare veramente tantissimo, perciò abbiamo parlato di manutenzione predittiva, potremmo parlare poi dopo di cosa fare questi dati in termini di insight per l'ottimizzazione di processi. Vi faccio vedere degli esempi legati invece alla servitization, perché in Data Group ci stiamo rendendo conto che moltissimi dei nostri clienti sono interessati alla servitization. Moltissime aziende in questo momento stanno cercando di aumentare i loro profitti legati al service, anche per una questione di riuscire a fare di rimanere sul mercato, in un mercato molto più complicato e molto più concorrente. E questi non possono non essere visti con attenzione per chi ha l'obiettivo di aumentare poi dopo le revenue basate sulla servitization. Perciò oggi diciamo che i clienti che utilizzano apparecchiature sono sicuramente molto interessati a tutta la parte di post vendita e addirittura il 70% dei clienti dichiara che investirebbe di più con aziende che forniscono ottimi servizi di post vendita anche di tipo digitale piuttosto che ti vende la macchina e poi sono fatti tuoi. Questo è un caso di servitization dove
Mandelli fa macchine per asportazione di truciolo, lavora molto con materiali, è specializzata nella lavorazione del titanio e fibre composite, perciò molto utilizzato nell'ambito dell'aerospace. E anche in questo caso il progetto girava intorno alla raccolta dei dati sul campo attraverso i componenti che erano già a bordo di questa macchina, ma soprattutto l'idea era quella di cominciare a creare quei dati che provenivano dal campo, dei servizi innovativi in più. Perciò al di là del monitorare i parametri di funzionamento, Mandelli voleva creare delle applicazioni digitali da fornire ai propri clienti. Perciò Mandelli è già riconosciuta come leader nella costruzione di queste macchine, ma l'idea era quella di diventarlo ancora di più anche nella fornitura di applicazioni digitali. Perciò al di là della rappresentazione su una dashboard banale per modo di dire, di informazioni che provengono dal campo, con noi stanno lavorando anche sulla rappresentazione di questi dati in ambiente con tecnologie di realtà aumentata, che permettono non solo di vedere, come nell'immagine che state vedendo lì, il valore in millivolt che sta ai capi di quel sensore, ma anche far vedere all'operatore che è in Cina e sta utilizzando questa macchina qua, anche magari come fare a smontare il carter o parte della macchina per accedere a quel sensore lì e capire cosa c'è che non funziona. Ok, passando magari anche per diciamo tutta quella parte di videoconferenza e di manutenzione remota che si può fare, molto apprezzata soprattutto in questi momenti di emergenza sanitaria. E già qua si stanno vedendo dei risultati importanti, perciò una forte riduzione degli spostamenti, possibilità di fornire ai loro clienti anche delle manutenzioni, delle attività di manutenzione self-service, perciò senza dover necessariamente chiedere l'intervento di un tecnico che deve partire da Piacenza e arrivare in qualsiasi parte del mondo per gestire un'attività di troubleshooting. E non ultimo anche queste attività, sempre col concetto di diamo dei valori al dato, è anche legato a persone, che abbiamo visto all'inizio quanto per noi in Data Group siano importanti anche le persone, oltre che gli aspetti di business e la tecnologia. Il fatto di fare del training molto più velocemente di un nuovo personale è stato ritenuto da Mandelli una cosa importante, come anche il riuscire a trovare nuovi talenti e anche a riuscire a tenerli in azienda. Perciò l'utilizzo di queste tecnologie così innovative portano anche le aziende che le adottano a quel livello di interesse anche per nuovi talenti che vogliono poi magari utilizzare tecnologie di questo tipo. Un secondo rapido esempio di come si può dare valore ai dati è l'esempio di Celli Group. Celli fa sostanzialmente spillatori per birra, ma anche per acqua minerale. Con noi ha sviluppato tutto, anche in questo caso, un sistema per la raccolta dei dati. Stiamo lavorando anche in questo caso con ST Meteoronics per capire se alcuni sensori di questo tipo, soprattutto legati per esempio all'analisi di ultrasound, possono servire per semplificare anche molto la parte elettronica e aggiungendo anche informazioni in più che oggi non ci sono. Però sostanzialmente Celli sta raccogliendo questi dati già da parecchi anni e ci si è resi conto subito che gli insight di questi dati erano importantissimi per i loro clienti. I loro clienti sono grossi birrifici che con i dati giusti erano anche in grado di identificare qual era il prodotto migliore in quella regione geografica o, non so, far partire attività di marketing legate al consumo di un certo prodotto piuttosto che un altro. E arriviamo poi velocemente un po' al terzo step, che è quello di, e se ne parla molto, no? Di dire l'IoT
funziona, serve veramente molto, ma quando permette di trasformare il mio modello di business. Perciò il fatto che, ok, miglioriamo la candela finché vogliamo, ma se voglio veramente cambiare il mio modo di fare business, devo inventare la lampadina. Non posso più continuare a migliorare la candela, ma devo inventare qualcosa di nuovo. E in quest'ambito è molto importante perché, come dico spesso, una tecnologia mediocre, però perseguita all'interno di un grande modello di business, può essere sicuramente più preziosa invece di una grande tecnologia inserita in un modello di business tradizionale o comunque non pensato per quella tecnologia lì. In questa ottica vi parlo velocemente, ovviamente la trasformazione del modello di business ne potrebbe parlare veramente a lungo, io vi faccio un esempio molto semplice, che è quello del pay per use o pay per performance, machine as a service, eccetera, eccetera. Ognuno, diciamo, la chiama un po' in una modalità un po' diversa, però il concetto è che normalmente un cliente, quando compra un macchinario industriale, non è uno status simbolo, non è l'orologio o l'automobile. Un macchinario industriale, chi lo compra non è interessato al macchinario industriale in se stesso, ma gli interessa molto invece il servizio che questo macchinario va a creare. Perciò non necessariamente io devo andare a comprarmi un macchinario industriale se sono interessato al fatto che questo macchinario industriale fa del packaging e deve fare degli ottimi sacchetti che contengono il caffè. Pay per use non è però un noleggio, un leasing, ma è proprio un paradigma completamente diverso. No? Noi che lavoriamo nel mondo dell'ICT siamo già abituati già da anni a vedere software in modalità as a service, ormai è diventato un po' abbastanza una consuetudine. A questo modello, che ha trasformato molto il business dell'ICT, lo stanno guardando con veramente molta attenzione anche chi fa apparecchiature industriali. Ovviamente queste cose funzionano molto bene quando sono le tecnologie IoT la chiave per poterlo realizzare. Cioè, se no, in questo caso è veramente un leasing e non ci stiamo inventando nulla di diverso. Vi volevo portare l'ultimo caso, che è quello di Goglio, che è, siamo partiti con un progetto IoT, perciò classico, passando i primi due step, perciò abbiamo incominciato proprio a raccogliere dei dati dal campo, incominciare a utilizzarli per ottimizzare i KPI di produzione, evidenziando proprio le fermate, cosa è successo, soprattutto anche la correlazione tra il materiale che andava in macchina rispetto ai fermi macchine. Goglio produce sia macchine per i packaging, ma anche film e tutto il materiale che serve per fare poi il packaging. Perciò erano molto interessati alla correlazione che c'era tra il materiale e il fermo macchine. Ma ci si è accorti subito che tutti questi dati qua potevano servire per fornire i macchinari. Loro sono molto specializzati nel campo dell'impacchettamento del caffè, che queste linee di produzione potevano essere fornite ai loro clienti, che sono grossi torrefattori, perciò Lavazza, Kimbo, eccetera, eccetera, in modalità proprio pay per performance. Cioè, io comunque ti fornisco la macchina e poi mi paghi dagli SLA in base a come la macchina ha funzionato. Con Goglio stiamo anche ragionando su progetti di proprio full pay per use, dove i dati diventano sempre più importanti, ma soprattutto, come vedevamo all'inizio, i dati di produzione possono essere strategici all'interno dell'ecosistema. Perciò se io incomincio a pensare a un modello full pay per use, devo probabilmente anche incominciare a collaborare con chi potrebbe finanziare questa cosa o con chi è interessato poi all'utilizzo delle capacità produttive delle varie macchine. Perciò in questo caso proprio utilizzare l'Internet of Things per trasformare il modello di business, ma anche per creare degli ecosistemi digitali dove le informazioni girano all'interno, che poi è un tema che vedremo anche legato successivamente
a questa tavola rotonda legata per esempio al concetto del blockchain e proprio l'ecosistema che si può formare intorno a concetti di questo tipo. Marco, direi che hai fatto hai chiuso proprio il cerchio, no? Siamo partiti insieme dal revamping di linee produttive, ci siamo tornati con Goglio e in mezzo ha inserito soluzioni di servitization, quindi servizi on top al prodotto, quindi servizi ricorrenti on top alla, sono problemi audio, Luciano. Ah, ecco, pensavo che era legato al mio... Si è accesa una mini chat. Perfetto. Mi sente meglio adesso? Sì. Adesso mi sentite? Sì. Perfetto. No, dicevo che... grazie Marco. Mi sentite meglio? Cioè, è partito dal revamping di linee produttive per passare alla servitization, per parlare di nuovi business model, tutti basati sull'aspetto della, diciamo, tutti che partono da quello che è i risultati dell'IoT partendo dai sensori. Nel frattempo, mentre Marco parlava, è partita una mini chat con qualche domanda, un po' tutti quanti riuscite a vedere domande e risposte. Direi che ne è rimasta una in sospesa proprio perché Marco stava parlando, diceva se è possibile ricevere informazioni sull'applicazione specifica del monitoraggio delle lavasciughe, che sensore è stato utilizzato, la piattaforma software, eccetera. Quindi magari Marco, se vuoi dire due cose, poi magari puoi entrare più nel dettaglio direttamente con Simone Romagnoli, magari anche separatamente. Ah, sì, sicuramente. Adesso non ho neanche tutti gli estremi per raccontare come ha funzionato questo, però la base dello sviluppo è stato l'STWin, dove assieme a un partner di ST Microelectronics è stata sviluppata un'elettronica ad hoc per le lavapavimenti. Ad hoc perché, ripeto, lì ogni macchina aveva un suo metodo. Il canvas, perciò quello che normalmente è un bus abbastanza standard nel campo, diciamo, delle macchine di quel tipo, non era presente su tutte le macchine. E allora si è proprio scelto di andare a sviluppare un prodotto ad hoc. Queste cose fino a un po' di anni fa erano cose veramente molto complicate, cioè sviluppare una board elettronica che si connetteva a internet e prendeva le informazioni dai sensori era una cosa abbastanza da fantascienza. Negli ultimi anni, con ST Microelectronics, abbiamo assistito allo sviluppo di questi acceleratori, che non sono altro che delle board che contengono tutti questi sensori fino a 26, che poi possono servire per accelerare tantissimo lo sviluppo poi dopo della board di produzione, che in questo caso era basata su un STM32 con sensori di corrente per quanto riguarda il monitoraggio dei cicli della batteria e per accelerometri per andare a controllare l'uso improprio e i ribaltamenti. All'interno di questo è stato aggiunto anche un sensore GPS per andare a recuperare i dati di posizione. In questo caso le macchine andavano a essere parcheggiate in una zona ben definita, perciò la connettività era fatta attraverso la Wi-Fi, dotando i vari clienti della multi-utility di un access point configurato apposta per collegarsi al parco macchine e poi per inviare dei dati. Perciò in questo caso non era stata utilizzata tecnologia né LoRa né LTE, però chiaramente è una cosa fattibile.
Bene, grazie. Nel frattempo magari sono girate altre domande, ad esempio da Franco De Regibus, e qui sia io che Luigi entreremo magari direttamente in contatto con lei separatamente per approfondire sul discorso dell'ecosistema di competenze. Mentre altre domande arrivano, magari comincio ad introdurre Alessandro Canepa di Piacenza Kashmir, in maniera che possa andare oltre quello che abbiamo discusso fino ad ora. Fino ad ora abbiamo parlato di piattaforme di sviluppo, fino all'artificial intelligence, servitization, quant'altro, business model differenti. Qui, se non sbaglio, arriviamo direttamente alla blockchain. Quindi lascerei a lui la parola per innanzitutto per dire magari due parole su Piacenza Kashmir e poi su quella che è la loro esperienza in corso nell'ambito appunto della blockchain. Sì, grazie mille Luciano. Diciamo che adesso farò una presentazione su un'attività che sfrutta una base dati, ma per uno scopo un pochino diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Allora, condivido lo schermo così. Ok, la vedete? Sì. Sì, perfettamente. Ottimo. Allora, in sostanza noi siamo produttore italiano, poi vediamo di che cosa ci occupiamo, ma l'obiettivo di questa attività, che attualmente a livello di proof of concept, è quella di applicare la blockchain alla tracciabilità della filiera tessile, che è una filiera molto difficile da tracciare, che vede a volte anche degli interessi, se vogliamo, contro il tracciamento e a discapito ovviamente delle industrie italiane che invece producono secondo tutte le normative. Questa attività è un'attività che è stata svolta all'interno di un progetto Horizon 2020, che è un progetto finanziato direttamente dalla Commissione Europea. Il nostro era un pilot su 10 pilot totali nell'ambito di un progetto che ha ricevuto circa 20 milioni di euro di finanziamento. Il nostro era un pilotino piccolo, ma che sicuramente ha avuto uno scopo e anche uno sviluppo ben preciso. Allora, andando un po' avanti nella presentazione, due righe sul discorso della challenge, soprattutto dell'impatto ambientale del settore tessile nel mondo, perché poi vedremo che quello europeo è un po' diverso. Allora, pochi lo sanno, ma il settore tessile è il secondo più inquinante al mondo e genera circa il 10% del totale delle sostanze che possono danneggiare l'essere umano e quindi potete immaginare che ha un impatto ambientale molto significativo se non è adeguatamente controllato e soprattutto se non vengono messe in atto tutte le attività necessarie per proteggere l'ambiente. C'è anche da dire che al di fuori dell'Europa, e questo tendo a sottolinearlo, l'87% della forza lavoro, soprattutto donne, è al di sotto della soglia di povertà. Quindi quando adesso mi viene in mente l'iniziativa del Lidl, delle famose scarpe da 14 euro, quando qualcuno va a comprare un paio di scarpe e le paga 14 euro con IVA al dettaglio, forse secondo me dovrebbe porsi anche delle domande su chi ha prodotto queste scarpe e come sono state trattate le maestranze che lo hanno fatto. C'è anche da dire una cosa, che il modello del fast fashion è il modello che a livello di inquinamento crea maggiori problemi, perché ogni anno si stima che ci siano circa 400 miliardi di euro persi per l'emissione nell'ambiente di prodotti di abbigliamento che possono essere ancora utilizzati. Si stima infatti che sui prodotti di basso costo il numero medio di utilizzi sia circa 3, che è una cifra che potete ben immaginare non giustifica poi la dismissione del prodotto.
e stiamo parlando di circa 92 milioni di tonnellate di prodotti di abbigliamento che vengono dismessi, di cui l'87% non viene riciclato, che è una cifra enorme. Quindi questo modello di business è un modello di business poco sostenibile ed è un modello di business ovviamente basato su produzioni extraeuropee. Dal punto di vista invece dei consumatori assistiamo a un cambiamento totale dell'attitudine, nel senso che già nel 2015 la Nielsen aveva sviluppato uno studio che raccoglieva informazioni di consumatori in tutto il mondo e oltre i 2/3 di questi consumatori erano pronti a pagare di più per dei prodotti che fossero tracciabili e venissero realizzati da aziende che erano impegnate nel fronte della sostenibilità. Quello che abbiamo, a cui stiamo assistendo, è quindi il fiorire di brand che dichiarano di essere sostenibili. In realtà però il mantra della sostenibilità non può essere, sostenuto o dimostrato se non c'è la tracciabilità, perché in realtà a fare un'affermazione in merito alla sostenibilità senza poi dimostrarlo con una reale tracciabilità del prodotto significa sostanzialmente fare un'affermazione non sostenibile. C'è anche da dire che ci sono delle forti pressioni, soprattutto dal mondo dei prodotti a basso costo, a mantenere opaca la catena del valore dell'abbigliamento per poter permettere la importazione di prodotti di dubbia provenienza. Considerate anche che la Commissione europea non ha mai varato la normativa sulla etichettatura d'origine, su pressione soprattutto delle grandi catene di distribuzione del Nord Europa, che si sono sempre opposte, perché come ben sapete la produzione dell'abbigliamento è nel Sud Europa, mentre nel Nord c'è solo la commercializzazione. Quindi la battaglia sulla tracciabilità oggi potrebbe anche dare una risposta diversa e rispondere soprattutto all'esigenza del mercato di prodotti che possano mostrare veramente che vengono adottate delle pratiche di sostenibilità. C'è anche da dire che le aziende europee, quelle che veramente producono in Europa, hanno tutto da guadagnare da questa battaglia, perché naturalmente sono quelle che poi sono state pioniere nei valori green, nel rispetto dell'ambiente e quindi nella sostenibilità. Considerate che è ben diverso quando si parla, per esempio, del consumo di acqua nel settore tessile. Considerate che per produrre un metro di tessuto, partire dalla materia prima, quindi escludendo il lavaggio, fino alla consegna del tessuto, ci vanno circa 2,2 tonnellate di acqua. Però un conto è un'azienda italiana che preleva l'acqua da un fiume e la rimette pulita, a volte addirittura più pulita di quando l'ha spillata dal fiume. È un conto è dire che queste 2 tonnellate di acqua sono state rimesse inquinate. Quindi bisogna fare attenzione a quello che si dice e soprattutto fare la differenza tra i produttori a norma europei e chi invece fa produrre fuori dall'Europa. Quindi diciamo che, avendo identificato questo problema, abbiamo sviluppato una proof of concept con IBM per dimostrare la fattibilità della tracciabilità del prodotto su tutta la catena del valore tessile. Due notizie su che cos'è Piacenza. Allora, Piacenza è un'azienda tessile che fattura circa 50 milioni di euro. È una delle più antiche aziende al mondo, perché è stata fondata nel 1733 e ancora di proprietà della famiglia Piacenza, che è giunta alla 14ª generazione. Ha attualmente 250 dipendenti e siamo fornitori di tutti i grandi brand, a partire da tutto il gruppo Louis Vuitton, Burberry, gruppo Kering, Hermès, Dior. Si tratta quindi del mercato più esclusivo e, per darvi due righe di dati, un cappotto realizzato con i nostri tessuti ha un prezzo medio, stiamo parlando della media, non del massimo, di circa 3.000 euro. C'è anche da dire che questo è un mercato, Covid permettendo, in grandissima ascesa, perché il numero dei ricchi al mondo aumenta, lasciando stare delle considerazioni di tipo etico-morale, però questo è un dato di fatto, e aumenta in valore assoluto, e quindi è un mercato che nel futuro ha degli ottimi margini di crescita, e questo tipo di consumatori cerca un prodotto europeo. Produciamo tutto in Italia, anzi per la precisione nella stessa azienda. Tra l'altro
Il Covid ha impattato in maniera significativa su questo settore, però c'è da dire che alcune aziende come la nostra, fortunatamente, che vendono a gruppi che esportano in Medio Oriente, in Estremo Oriente, nel Far East, comunque hanno, se vogliamo, sofferto di meno. Stiamo pure parlando di una diminuzione di fatturato del 25%, però probabilmente sarà passeggera. Tra l'altro abbiamo giusto acquisito in questi giorni anche un altro lanificio nella zona di Biella, attingendo proprio a un Sustainability Fund dell'Intesa San Paolo, che è stato dedicato alle aziende che mettono in pratica delle pratiche appunto di sostenibilità. Nel progetto Boost, passando alla parte tecnica, che cosa abbiamo fatto? Allora, qui vedete quelli che sono gli stakeholder della value chain. Ce ne sono alcuni che sono evidenziati, che sono quelli coinvolti nel progetto. Ce ne sono altri che potrebbero essere coinvolti in futuro, perché stiamo parlando ovviamente dei produttori, quindi chi produce materia prima, chi produce filati, chi produce tessuti. Stiamo parlando però anche delle dogane, perché la proof of concept è stata finalizzata alla definizione della certificazione d'origine preferenziale, che è un documento doganale ufficiale che permette di definire i dazi e le esportazioni. Per chi non è molto pratico, sostanzialmente prevede che due passaggi della produzione siano svolti internamente, siano svolti in Europa, non internamente ma in Europa, e questo dà diritto ad avere un trattamento daziario molto vantaggioso. Per esempio, ci sono alcuni paesi come la Corea dove le nostre esportazioni, quando hanno la certificazione d'origine preferenziale, non pagano dazi. Come potete immaginare, quindi, c'è un impatto diretto e c'è anche un forte interesse di molti player un po' a provare ad aggirare questa normativa. Le dogane sono coinvolte perché sono l'ente che si dedica alla certificazione e alla verifica dell'anticontraffazione, e sostanzialmente la dogana italiana, se per esempio si fa un'esportazione in Corea, viene incaricata dalla dogana coreana di effettuare l'ispezione fisica in azienda in merito alla certificazione d'origine preferenziale. Quindi quello che abbiamo fatto sostanzialmente è questo, di andare a raccogliere le informazioni sia esterne, sono informazioni che vengono dai documenti, quindi stiamo parlando principalmente delle fatture elettroniche, per ricostruire tutta la vita del prodotto, e quindi qui abbiamo la ricezione della materia prima in Italia, l'eventuale lavaggio, quindi la fase di pettinatura, se viene svolta in Italia, che tra l'altro è una tra le più inquinanti che ci sono, e fortunatamente le aziende italiane hanno un impatto zero, se non positivo, perché sono molto attente. La filatura, che viene svolta da parti terze, quindi la trasformazione della materia prima in filato. Poi la parte del processo produttivo, che è la tessitura, il finissaggio e la consegna del tessuto. Una parte delle informazioni sono informazioni evidentemente che vengono da documenti fiscali, soprattutto la parte che riguarda la relazione con aziende esterne, una parte invece viene generata dall'IRP aziendale interno. Tra l'altro, quello che abbiamo fatto è studiare attentamente le falle logiche della blockchain, perché depositare le informazioni su blockchain non basta. Uno degli espedienti tipici, per esempio, nel momento in cui viene effettuata un'ispezione, assegnare i lotti del prodotto che sono oggetto di ispezione e che sono tracciabili a quel lotto specifico che la dogana sta andando a verificare, acquistando però la maggior parte della produzione su lotti non tracciati e quindi non oggetto di verifica dal punto di vista ambientale. Quindi quello che andiamo a fare non è solo andare a depositare sulla blockchain i documenti fiscali oppure i documenti interni di produzione, ma anche andare a creare i legami depositando l'origine sulla blockchain tra i vari stati del prodotto, quindi per esempio andando a legare il lotto di materia prima ai lotti di filato che vengono prodotti con quella materia prima, i lotti di filato ai lotti di tessuto. E questo è possibile solo andando a dichiarare in anticipo le distinte basi del prodotto e quindi i consumi. In questo modo non è possibile aggirare la blockchain dal punto di vista logico, perché se ovviamente non vengono creati questi legami, per quanto la blockchain sia assolutamente sicura, non ci sono però le condizioni per dimostrare che la tracciabilità è effettivamente avvenuta.
Quindi sostanzialmente quello che noi andiamo a fare è tracciare tutto il prodotto dalla ricezione della materia prima alla consegna del tessuto. Quello che sarebbe poi molto bello fare in futuro sarebbe anche andare a tracciare direttamente la materia prima. Considerate che attualmente un chilo di cashmere costa circa 150 euro, però ci sono anche prodotti come la vicugna, che è un animale protetto che viene da Sud America, che arriva a costare anche 800 euro al chilo. Tendiamo normalmente ad acquistare la materia prima e farla arrivare in Italia sucida, cioè sostanzialmente sporca. Come vedete, gli animali ovviamente vivono in natura e quindi comunque le fibre sono sporche quando arrivano, e farla lavare in Italia in modo tale che comunque anche il processo di lavaggio sia controllato e sia sicuro dal punto di vista ambientale. Per realizzare questo tipo di tracciabilità è stato necessario effettuare l'integrazione di diverse fonti di dati. Quindi abbiamo le fonti di dati esterne, che sono i documenti sostanzialmente fiscali, la fonte di dati interna, che nel nostro caso è l'ERP, il quale poi in alcuni casi è anche interfacciato con le macchine, e a questo punto creare anche la user interface, che è disponibile sul web, che può essere messa a disposizione anche degli enti certificatori, oppure in futuro sarà messa anche a disposizione delle aziende che poi vanno ad acquistare i nostri tessuti, e arrivando poi al consumatore potrebbe addirittura permettere al consumatore di effettuare la totale tracciabilità del prodotto che sta acquistando. Come sapete, la blockchain sostanzialmente è un ledger, sostanzialmente è un repository dove si vanno a depositare i documenti. Nel nostro caso in realtà non depositiamo fisicamente il documento, ma solo un codice identificativo del documento o un hash. L'accesso ai documenti è regolato dagli smart contract della blockchain, e quindi sostanzialmente solo le dogane o chi è proprietario dei dati può accedere completamente ai documenti, mentre invece altri soggetti possono accedere a un set parziale di documenti che possono essere anonimizzati, anche perché evidentemente, per esempio, noi non dobbiamo fornire ai nostri clienti, perché sennò non potremmo applicare questa tecnologia, informazioni sensibili come possono essere i costi della materia prima che noi paghiamo, e che quindi potrebbero permettere ai nostri clienti di danneggiarci quando si fa la contrattazione sui prezzi. Purtroppo lo schema è un po' complicato, però in pratica qui vedete sulla sinistra i fornitori di materia prima. Le materie prime vengono mischiate e vengono lavate e poi mischiate. Ci sono tutti i riferimenti dei codici prodotto, dei lotti, dei codici TARIC, che sono quelli accettati in tutto il mondo dalle dogane per la definizione dei dazi, e in base alle distinte basi questi confluiscono poi in una mista di prodotto, la quale dà origine poi a dei filati, i quali filati poi vanno a creare le catene, quindi sostanzialmente la parte base del tessuto, che poi vengono incrociati con la trama, che poi permette di arrivare al tessuto finale. Come potete immaginare, quindi è una filiera piuttosto complicata, dove i passaggi tra uno step e l'altro sono numerosissimi e il numero di combinazioni possibili è anche molto elevato. Questo ha reso molto difficile sostanzialmente mettere a punto anche una struttura logica che permettesse di effettuare la tracciabilità. Infatti ci abbiamo dovuto pensare abbastanza a lungo, e il riferimento alla certificazione d'origine preferenziale fortunatamente ci ha dato anche il riferimento a uno standard di definizione del prodotto che è accettato in tutto il mondo. Perché poi tenete presente che mentre questa certificazione è standard e accettata dalle dogane, esistono miriade di altre certificazioni che invece sono locali e che quindi non sono accettate ovunque. Qui c'è un esempio invece della produzione di un tessuto con una parte che è quella che vedete nella parte superiore, dove abbiamo acquistato direttamente la materia prima, e una parte invece dove il filato viene acquistato sul mercato da aziende italiane e poi confluisce nella realizzazione del prodotto. Quindi esistono anche comunque molte combinazioni.
alcuni esempi di dati che vengono estratti dal prodotto, e poi sostanzialmente qui vedete la dichiarazione d'origine che viene effettivamente indicata in fattura e che è il documento di autocertificazione che l'azienda deposita proprio nella fattura stessa e che viene utilizzato dalle dogane. Quello che si può dire a conclusione di questo esperimento è un esperimento che prima di tutto ha dimostrato la fattibilità di questo tipo di tecnologia, una fattibilità concreta che può portare poi all'applicazione in futuro. Abbiamo verificato il data model, l'API e tutto quello che è necessario, quindi la user interface e anche l'integrazione con l'ERP. Bisogna dire che è stato un esperimento supportato da IBM Israele, quindi IBM Haifa. Perché? Perché uno dei centri più importanti di IBM per la ricerca è appunto ad Haifa. Loro sono stati molto molto interessati, e anche l'headquarter negli Stati Uniti comunque è stato interessato, e ci siamo parlati a giugno l'ultima volta, loro vogliono poi andare avanti. C'è da dire che tra l'altro la Commissione Europea ha selezionato questo progetto tra i migliori per quanto riguarda l'applicabilità, e sono emerse però anche alcune esperienze che secondo me vanno sicuramente considerate. La prima è che per mettere appunto un processo di questo genere è necessario che venga realizzata l'interoperabilità tra diverse blockchain. Perché? Perché in un settore frammentato come quello tessile, ma tutti i settori frammentati, non è possibile avere un fornitore solo di tecnologia, perché questo fornitore come IBM per esempio può sicuramente rispondere ai bisogni dei grandi gruppi, ma sul caso delle aziende piccole hanno dei costi di implementazione troppo elevati e sono poco flessibili. In secondo luogo, il problema vero è che per noi fornitori, se ci troviamo con Louis Vuitton da una parte e Kering dall'altra che adottano diverse tecnologie, dobbiamo essere in grado internamente di generare un documento che rispetti le richieste di sicurezza richieste dei nostri clienti, ma utilizzando una sola tecnologia, e quindi la portabilità del dato protetto da blockchain è fondamentale. E questa parte qui non è ancora stata studiata, perché siamo ancora nella fase in cui i fornitori di blockchain cercano di imporre la loro soluzione, e sarà un problema che in futuro dovrà essere affrontato. Secondo fattore molto importante è che le dogane sono molto interessate. L'Agenzia delle Dogane Italiana, tra l'altro, è stata interessata ai risultati del progetto, li hanno considerati validi, vorrebbero partecipare in futuro ad attività di questo genere in modo tale da arrivare a una certificazione del dato che viene generato e che viene raccolto, tale per cui possano evitare di effettuare le ispezioni in azienda, che sono costose anche dal loro punto di vista, perché considerate che poi noi viviamo le ispezioni passivamente dal punto di vista di chi le riceve, però anche dal punto di vista delle agenzie che le effettuano ci sono dei costi, dei tempi che vorrebbero ridurre. È possibile, tra l'altro, utilizzando questa infrastruttura logica, andare ad aggiungere altre informazioni. Per esempio, stiamo parlando sicuramente di tutte le certificazioni come REACH sulla protezione dei consumatori, sull'utilizzo delle sostanze chimiche europee, sicuramente la PEF, quindi la Product Environmental Footprint, che in futuro sarà richiesta per tutti i prodotti, e anche l'adozione di approcci circular, cioè se il prodotto è tracciabile è anche possibile riciclarlo in maniera sicura, perché poi una delle grandi sfide di cui quasi nessuno parla è il fatto che nel momento in cui si vanno a riciclare i prodotti, se questi prodotti vengono inquinati da prodotti che non sono di origine certa, naturalmente tutte le sostanze chimiche, le microplastiche e tutto quello che rimane incorporato nei prodotti riciclati va ad inquinare poi l'output, cioè la fibra che ne viene generata e che quindi non è più a norma. Quindi la separazione dei prodotti certificati in sede di riciclo sarà sicuramente uno dei grandi temi da affrontare.
E infine io direi che andrebbe anche sottolineata una cosa che è la mancanza di risorse umane, perché il grosso problema per implementare una piattaforma di questo genere è anche avere gli skill sul territorio, perché poi si tratta di aziende di dimensioni medio-piccole che possano poi andare a effettuare la concreta implementazione di questo genere di tecnologie presso le aziende, perché non ci possiamo nascondere che le soluzioni di grandi aziende come IBM non possono essere adatte a tutte le imprese medie e piccole che sono molto diffuse in Italia. Sicuramente però questo è il futuro da alcuni punti di vista, perché solo dimostrando che c'è una concreta tracciabilità del prodotto si può dare corpo alle affermazioni di chi poi arriva al mercato, cioè dei brand finali che andranno a sostanzialmente vendere il prodotto. E sicuramente sarà un'attività premiante per le aziende europee che per le normative, per tutto quello che sono gli impegni anche dei nostri governi e così via, hanno già dovuto portarsi avanti e hanno già dovuto creare degli approcci green, anche se molto spesso, torto collo, in passato, stiamo parlando già di alcuni anni fa, quando si parlava ancora del riciclo delle acque e così via, però oggi poi sono nelle condizioni di portare a casa quelli che sono i risultati di anni di investimenti e di impegno su questo fronte. È un'attività un po' diversa, spero che comunque sia stata coerente anche con la presentazione precedente, e con questo avrei concluso, se ci sono delle domande. Grazie Alessandro, molto, molto interessante, è vero, rispetto a quanto abbiamo mostrato in precedenza, non possiamo risolvere ovviamente il problema delle risorse sul field, ma credo che qualcosa come attività bottom-up, come enabler tecnologico sui nodi IoT possa essere fatto nell'ambito, anzi stiamo sicuramente facendo ad esempio con MST nell'ambito della blockchain, per migliorare e robustire quella, già dalla tua charta era chiaro ed evidente come gestire tutto questo è molto complesso, ma sicuramente utilizzando nodi diciamo all'inizio della catena del valore che raccolgono il dato corretto migliorino sia la robustezza del processo sia evitando ecco infiltrazioni strane che non permettano di avere alla fine una corretta valutazione della catena, che quindi protegga il marchio e tutto quanto, come hai giustamente detto. Magari se Luigi vuoi dire due parole riguardo a questo, cioè a come stiamo facendo attività nell'ambito blockchain unita ai nostri micro per dare proprio questo tipo di supporto. Sì, benissimo, parto proprio con il concetto base della blockchain, perché uno dei problemi che abbiamo è che oggi blockchain è sempre associata alle criptovalute e di conseguenza va da retro satana, diciamo, l'utilizzo della blockchain. Anzi, il concetto di blockchain è un concetto di trasparenza, come vedete, proprio la parte sicura di un database condiviso, decentralizzato, criptato, no? E dunque va al di fuori di quello che è il concetto delle criptovalute, basato sul consenso di tutti i partecipanti, è immutabile in maniera tale che tutto quello che è scritto all'interno non abbia problemi, è trasparente. Dunque, questi quattro punti sono di fondamentale importanza per fare qualsiasi processo produttivo e tracciato. Logicamente, cosa succede? Nel momento che io ho all'interno un processo anche blockchain di tutta la filiera, un qualcosa che ha l'inserimento dei dati in autocertificazione, il problema della contraffazione sussiste. Perché se io vado a autocertificarmi e inserire quel dato nella blockchain, posso dire di aver fatto una cosa e poi ho fornito dell'altro, o ho fornito, come prima ha detto il dottore, una parte corretta e una parte invece non buona, diciamo, di qualità scarsa. Di conseguenza noi abbiamo fatto sempre sulle nostre piattaforme STM32 un qualcosa a livello hardware che si interfaccia sulla parte sensoristica e possa andare a tracciare nelle varie parti della filiera, tra virgolette, no, tutto quello che è processo in maniera automatica e senza avere un'autocertificazione, ma è processo intrinseco, monitorando tutta una serie di aspetti
che dà poi la sicurezza che il dato sia corretto e non sia, sia modificato. Ecco. Anche perché il concetto corretto di economia circolare deve diventare sempre più predominante per i prossimi anni, e qui si parte proprio dal consumatore finale alla parte di materie prime. E le tre R famose sono fondamentali, dunque il riuso, la riduzione e il riciclo sono di fondamentale importanza per un concetto di economia circolare, anche per un ambito ambiente, eccetera. Ma anche per tutto questo concetto che noi abbiamo approcciato, considerate ST, noi abbiamo parti chimiche, tossiche di tutti i colori nei nostri processi produttivi, siamo EMAS dagli anni 80 anche in Cina, no, per dire, e alla fine non è rimasto un costo, ma alla fine nell'arco del tempo, come diceva il nostro... È diventato un beneficio. Un beneficio dove aveva risparmiato il 15% alla fine, cioè se c'è stato un costo iniziale per diventare ecologici e noi ricicliamo tutto al 100% all'interno, ad esempio, dello stabilimento di Agrate, abbiamo acidi, abbiamo gas tossici, di tutto di più, materie particolari, è tutto acqua, ne consumiamo altro che tonnellate nel processo produttivo, aria, filtri e tutto, viene tutto riciclato al 100%, che all'inizio è stato un costo, ma alla fine nell'arco del tempo, dopo anni, è diventato un beneficio. Dunque, di conseguenza, avere un processo in ottica blockchain sicuramente dà trasparenza, e il limite che io vedo fisicamente è proprio nelle aziende che non vogliono entrare in un processo del genere dovuto a che fanno effettivamente della contraffazione il loro business e il loro modello, ecco, economico. Ma però oggi... Oppure si possono per quelle barriere di ingresso legate al size, come diceva. Sì, lì è vero e non è vero, nel senso che anche lì dopo ci sono cooperative, eccetera. Oggi con gli incentivi statali anche di Industry 4.0, no? O impresa 4.0, che dir si voglia, eccetera, si riesce a ottimizzare i costi, a ammortizzarli, cioè voglio dire, non vedo lì il problema, Luciano, è proprio un problema di ottica. Ma intendeva in termini di risorse, perché sono aziende medio-piccole. Ma si devono consorziare facendo una piattaforma comune, sempre lì il concetto, no? Voglio dire, quello è l'obiettivo. Marco, tu vuoi aggiungere, vedo che domande non ce ne sono più, quindi lascerei a Marco se vuole aggiungere qualcosa su questo argomento, o Alessandro se vuole commentare in chiusura, altrimenti lascerei ad Elisa chiudere tutto quanto. No, direi che da parte mia è stato sicuramente interessante, no, vedere al di là poi dopo, come abbiamo visto, di prendere il dato, elaborarlo, cambiarci il business, anche tutte le problematiche che stanno dietro, no? Il processo così interessante come quello della, e così anche importante in Italia su quello del filato. Cioè, direi che mi sembra che non c'è veramente poco da aggiungere, se non diamoci dentro. Io credo che questa Italia sta facendo veramente molto su queste cose, siamo leader in queste tecnologie, e intorno a questo tavolo mi sembra che c'è proprio un comune intento di utilizzo di queste cose per migliorare. E credo che la strada che sta percorrendo Piacenza Cashmere è un po' a supporto di un settore che lì, soprattutto nel Biellese, è stato colpito duramente, no? Dal punto di vista della... Il problema ce l'hanno le aziende piccole, perché considerate che attualmente, cioè settembre-ottobre sono stati due mesi in cui le vendite del retail sono andate molto bene. Poi questa situazione è veramente una mazzata che chiuderà molti negozi e quindi avrà delle conseguenze importanti. Devo dire che le aziende che esportano molto come noi sui gruppi di grandi dimensioni del lusso, che a loro volta esportano molto in Estremo Oriente, godono del fatto che la Cina e l'Estremo Oriente ne sono venuti fuori molto prima. Il problema, se vogliamo, lo vedo molto di più sulle aziende di più piccole dimensioni. Tra l'altro c'è il problema che l'adozione della tecnologia, prima Luigi ha parlato del fatto di consorziarsi, è assolutamente necessario, perché stiamo parlando di aziende di piccole e medie dimensioni, che i nostri fornitori, il fornitore di filato, chi si occupa anche di alcune fasi, stanno sparendo
ed è una grandissima perdita perché dobbiamo portarci in casa alcune produzioni e solo le aziende di dimensioni più grandi possono farlo. Infatti abbiamo appunto acquisito un lanificio adesso ultimamente, che era un lanificio di piccole dimensioni che se no avrebbe chiuso probabilmente. Ma bisogna trovare delle soluzioni che permettano anche ai piccoli di adottare le nuove tecnologie. E lì ci dovrebbe essere un ruolo magari anche di qualcuno che permette a queste piccole aziende di avere accesso ai finanziamenti, perché molto spesso non hanno neanche le competenze per essere delle parti attive, cioè bisogna in qualche modo coinvolgerli dando loro anche le competenze per accedere ai finanziamenti e così via. Quindi è un problema molto serio per le aziende piccole. Certo. Io penso, Luciano, che sia qui poi il problema di Confindustria, Confartigianato, eccetera, che dovrebbero poi avere il ruolo di fare questa attività proprio per i medio-piccoli più che per le grosse aziende, ecco, voglio dire, no? Aiutare, supportare, perché quello che noi stiamo facendo oggi è proprio un discorso di ecosistema di competenze proprio per migliorare la catena del valore e mettere tutti insieme, che siano grossi, piccoli, dalla tecnologia praticamente al cloud, a una digitalizzazione effettiva di qualsiasi cosa, però ci vuole due cose, anche la volontà effettiva poi dell'azienda, dell'imprenditore, perché noi abbiamo trovato anche delle difficoltà nelle aziende a digitalizzare, diciamo, qualsiasi processo. Qualsiasi dato. No, è corretto. È lo stesso processo che stiamo percorrendo anche noi, no, come azienda, perché fino a ieri ci rivolgevamo soltanto alla grande azienda che ci indirizzava nel nostro sviluppo tecnologico e la nostra attività era quella di fare di sviluppare tecnologie e prodotti meglio della nostra competition in linea con quelle che erano le esigenze della grande impresa. Oggi invece ci stiamo muovendo in maniera totalmente opposta, ad esempio dei POC Center, dell'ecosistema di competenza, è proprio in questa direzione. E quindi colgo al balzo una delle domande che è arrivata relative da Giacomo: quali sono i POC Center in Italia? Allora, come dicevo prima, ne abbiamo una quindicina sparse sul territorio nazionale, un'iniziativa cominciata dall'Italia, ma che stiamo esportando anche nelle altre aree di nostra competenza. Quindi magari se attraverso Elisa ci fai sapere dove sei ubicato, possiamo darti qualche indicazione dei POC Center più vicini. La copertura è pressoché totale, quindi possiamo sicuramente supportare. Immagino che chiedi quali sono, perché sei interessato a visitarne qualcuno. Quindi non ultimo, ne abbiamo aperto uno direttamente nella nostra sede di attività a Castelletto, quindi vicino a Milano, e lì, oltre ad esserci tutti i kit di cui abbiamo parlato in precedenza, di tutte le piattaforme come quelle che abbiamo mostrato, che Luigi ha mostrato prima, ST-Win, Sensor Tile Box e quant'altro, abbiamo anche messo una serie di applicazioni, alcuni esempi di applicazioni basate appunto su queste piattaforme che sono state sviluppate negli ultimi 7-8 mesi. Quindi vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, no? Dal momento in cui l'idea è stata validata, al momento in cui abbiamo avuto questi pezzi all'interno del nostro POC Center, non sono passati più di 7-8 mesi. Quindi sono oggetti pronti e connessi per essere buttati sul mercato e quindi venduti. Bene, direi che Elisa, cosa dici? Chiudiamo qua, siamo rimasti nei tempi, mancano 3 minuti, ma direi che abbiamo risposto a tutti. E niente, vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e ringrazio anche Giulia Turra di Stars Cube, che purtroppo non è riuscita più a riconnettersi, e quindi diciamo, magari Giulia, saluti, fai tu un saluto per da parte sua. Io da parte di IoT Italy vi ringrazio ancora, vi arriverà a breve un piccolo survey per dare un vostro giudizio su questo evento, perché ci serve per capire se abbiamo fatto bene, se abbiamo fatto male, e cos'è stata la cosa più interessante, e se avete anche altre indicazioni o consigli, sono tutti quanti. Ecco, bene. Poi immagino che puoi fare tu da centro.
Sì, nei prossimi giorni. Dicevo Elisa, puoi fare tu da centro Boa per raccogliere eventuali domande o quant'altro? Nei prossimi giorni, domani, massimo dopodomani, riceverete la registrazione del video e le slide a chi ha dato ovviamente il permesso, e gli altri che eventualmente non hanno dato permesso ma volessero comunque ricevere slide o altre informazioni, basta che cliccate su aiutitali.net e trovate tutti i nostri contatti per poter essere poi ricontattati o insomma, abbiamo le nostre pagine social, quindi anche da lì ci potete contattare senza nessun problema. E, questo è tutto. Giulia, a questo punto lascio la parola a te, chiudi tu per StatCube, così li lasciamo andare. D'accordo, grazie mille a tutti e soprattutto ai relatori, e vi saluto ancora una volta a nome di StatCube, Galileo e ovviamente anche di Giulia Turra che non ha potuto collegarsi alla fine, e siamo sempre disponibili anche come StatCube nel caso se ci fossero alcune domande appunto. Grazie a tutti e grazie anche a Elisa. Grazie. Grazie a tutti i relatori. Buona serata. Buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie.